Con la messa a dimora del Celtis Australis, che ha preso il posto del vecchio cedro malato, l'intervento di sostituzione dei tre alberi dei giardini di Piazza Bra può dirsi concluso. Al posto dell'abete e della picea sono stati piantati due ginkgo biloba e nell'aiuola tra il listone e la fontana è stato piantato un nuovo pero da fiore. Quattro alberi, dunque, al posto dei tre rimossi. Parallelamente, Amia, in sinergia con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Verona, procederà con il censimento del verde che prevede il monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino al fine di tutelare ogni singola pianta della città. Questo è un buongiorno per noi veronesi, per tutti i turisti che si affacciano su Piazza Bra, perché è un giorno in cui abbiamo piantumato quattro nuove piante, di fatto inauguriamo quattro nuove piante, che vanno ad arricchire e in parte sostituire altre piante che avevano delle grosse difficoltà di salute in Piazza Bra. Per cui la nostra Piazza Bra di fronte all'arena in centro, siamo felici che sia anche un modo per sottolineare la collaborazione con l'Ordine dei Dottori Forestali, Agronomi Forestali, il Comune di Verona e Amia che interviene posizionando delle piante che siano adeguate al luogo indigene del nostro territorio in modo tale da arricchire lo sguardo di chi passa. Allora, censimento del verde e consulta del verde sono due obiettivi a breve termine che questa amministrazione ha in programma. Sulla consulta puntiamo già di andare in commissione già dalla prossima settimana perché le circoscrizioni hanno già dato tutte per favorevoli, quindi l'iter è già avviato. Per quanto riguarda il censimento del verde, anche qui nel giro di un paio di settimane dovremo chiudere il contratto del verde con Amia che prevede il censimento del verde. A quel punto dobbiamo fare le nostre gare per individuare le aziende che si occuperanno di questo e quindi quest'anno finalmente Verona avrà veramente una svolta green importante sotto questo aspetto. Noi siamo qui a verificare appunto l'impianto di queste nuove piante che sostituiscono delle piante che sono state abbattute per motivi diversi, tra cui quelli proprio legati alla sicurezza e al fatto che le piante ormai avevano una certa età e quindi andavano sostituite. Stiamo facendo con Amia, noi come dottori agronomi forestali, un percorso anche legato al censimento che è la base conoscitiva funzionale alla progettazione e alla programmazione. Tutto questo ovviamente dovrà essere sinergicamente integrato con una visione d'insieme da parte degli enti pubblici e dei privati o comunque dei professionisti che si occupano di queste cose per ottenere un progetto che sia funzionale al benessere della città.